conservativa. Per noi son Bovo sono certamente più funzionali alle linee storiche esistenti. Il terzo valico lo taglierebbe decisamente fuori dalle grandi relazioni nazionali ed estere. Io vorrei aggiungere ancora questo. Ho cercato di informarmi, spero di aver capito, da degli amici e compagni ferrovieri e per quanto riguarda San Bovo. Allora, nel 1981, 30 anni fa, le persone che, diciamo così, lavorarono e girarono a San Bovo erano circa 600, di cui 296 allo scalo, poi c'era il personale viaggiante, la squadra rialzo, manutenzione carre, che sono servizi non più operanti a Nove San Bovo, il personale di macchina, gli impianti elettrici, il servizio lavori per la manutenzione di linee e binari. Attualmente il personale in forza a San Bovo è di circa un centinaio di persone. Personale RFI 25 persone, 6 capistazioni e 19 addetti alle cabine. Personale cargo 48, personale di manovra più capistazione più segreteria, insomma quelli che sono negli uffici, più 20 macchinisti. Questo personale lavora in maggior parte con treni completi, cambio locomotore e carri vuoti di produzione. Il personale viaggiante, la squadra rialzo, manutenzione e carri che c'era prima non è più attualmente operato. Per quanto riguarda il personale cargo, lavorano su tre turni, ma c'è una proposta dal 1 maggio di lavorare su due. All'interno dello scalo, appunto, di San Bovo lavorano anche delle ditte esterne, SBB e World Cargo, che sono 10 persone che lavorano per la ditta Baglietto, presso l'ex raccordo Carpaneto, il raccordo di Novi all'altezza dove c'era una volta Bricola, Villa Alvernia e il raccordo Ilva, in cui sono in arrivo 24-26 carri cariche e in partenza 6 treni fino a 30 carri vuoti. Ora io vorrei dire questo. Intanto anche lo sbandierato discorso della Comunità Europea. La Comunità Europea questo lavoro non lo giudica una priorità. Ora non sto a continuare a fare la storia, che molti sanno sicuramente meglio di me, perché questo terzo progetto bis o quarto che vogliamo dire, dobbiamo dire che questo Consiglio Comunale nei vari periodi, nei vari anni, aveva detto sì al terzo valico, ma no ai progetti che erano stati presentati, mentre invece poi nel Consiglio Comunale, quello che dicevo, del 2005 c'era stato questo pronunciamento con il voto contrario della Fondazione Comunista e con l'astensione dei comunisti italiani. E mi sembra di poter dire che intanto sicuramente c'è una serie di rischi che evidenziava anche Franco Moro, dal rischio idrogeologico al lavoro per il sistema elettrico, e io credo che sia importante questa cosa qui. Noi purtroppo, può darsi che sbagliamo, ma ci sembra che non ci sia purtroppo possibilità di sviluppo per San Bovo, perché addirittura lo scalo di Alessandria, che è più moderno, non perché Alessandria sono più furbi, ma perché l'hanno fatto dopo, avrà tanti problemi anche qui. Quindi la nostra mozione serve per un motivo molto semplice, serve per chiedere, come diciamo, di valutare ancora, diciamo così, questa decisione che era stata presa, ben sapendo che non è che i poteri del Comune di Novi siano illimitati, anzi, sono molto pochi. Infatti noi chiediamo di riaprire la discussione sull'opera cercando soluzioni
alternative esprimendo contrarietà all'attuale progetto, ma vorremmo dire che anche le notizie di questi giorni purtroppo vanno nella direzione che diciamo noi. Mio padre mi diceva che nel 1944 i tedeschi, non so perché, hanno portato via il secondo binario della linea da Pozzolo a Tortona. Infatti, sì. Infatti da Novi a Pozzolo ci sono due binari e da Pozzolo a Tortona ce n'è uno, quindi vuol dire che treni. E diciamo, questa linea che va da Pozzolo ha una potenzialità di 90 treni e in tal modo potrebbe servire l'interporto di Reval e offrirebbe anche una valida alternativa alla linea principale che è la Quadra Tortona. Ora è di questi giorni la notizia che il tratto Novi Tortona ferroviario, purtroppo non solo il nostro, sono molte altre realtà in Piemonte, in cui saranno aboliti totalmente i treni a favore dei pullman. E quindi qui c'è una contraddizione pazzesca, no? Perché da una parte se ci dobbiamo fare questo per lo sviluppo del treno, che noi è evidente che siamo d'accordo, non siamo d'accordo su questa cosa, perché vorrei che fosse chiaro che la linea, diciamo così, di avere più ferro e meno gomma non sarà solo nostra, è sicuramente anche la nostra, nel senso che avremo questa cosa. Allora noi pensiamo che si possa ridiscutere questa cosa, non pensando che chi voterà contro la nostra mozione, se voterà contro la nostra mozione avranno le loro ragioni, non è che noi consideriamo nemici chi voterà, però chiediamo che ci sia, diciamo così, se è possibile di voler fare queste cose, anche perché ad esempio nelle recenti assemblee che sono state fatte in città, sia quella fatta alla Pieve sia quella fatta alla Merella, dei cittadini ovviamente preoccupati hanno posto il problema. Però il problema non è di chi abita nel Basso Pieve e di chi abita alla Merella, che certamente sono più toccati degli altri. Il problema è un problema di concezione di come deve essere la vita e queste cose qua. Io credo di averla fatta fin troppo lunga e quindi noi pensiamo anche che, tra l'altro in occasione di queste riunioni di quartiere è già stato fatto, che il comune è diciamo così, che so, ha detto il sindaco che aprirà un ufficio, che i cittadini potranno andare a chiedere eccetera eccetera, però chiaramente un cittadino che va a chiedere per lui è sicuramente molto debole, no? Nel senso che se io vado a proporre, io non c'ho niente, non c'ho di casa, non c'ho neanche un appartamento, ma un cittadino che va a chiedere per lui è sicuramente molto debole, no? Voglio dire. E quindi crediamo che si potrebbe anche pensare ad un consiglio comunale aperto, come è stato fatto in altre occasioni, anche per quanto riguarda la questione del terzo valico, o abbastanza recentemente per quanto riguarda il problema della scuola. Io credo, tra l'altro, che siano serviti sia quelli là che quest'ultime, e comunque il comune potrebbe incontrare quei cittadini che sono contrari con dati tecnici, cioè che se vogliono portare al confronto con i tecnici del comune, questa commissione eccetera eccetera, possono avere questo. Io di confusione ne ho fatta tanto, però sicuramente credo che sia un discorso molto importante, sia un discorso che noi portiamo avanti. E l'ultima cosa che voglio dire è questa: la mozione l'abbiamo presentata io e Franco Moro, che noi siamo comunisti, brutti e cattivi, agentivi. Però il discorso non è solo nostro, diciamo così, nel senso che io inviterei il signor sindaco, i signori consiglieri, i signori assessori a fare una valutazione sgombra dal fatto
che l'abbiamo presentata noi. L'abbiamo presentata noi perché abbiamo ritenuto opportuno di presentarla, avendo avuto anche dei confronti con i comitati contro il terzo valico, eccetera, eccetera. Che poi, anche qui lo voglio chiarire, noi siamo dei partiti, abbiamo una linea di partito che non sempre può e deve coincidere con quello che dice il movimento notare. Sicuramente ci sono state delle cose, che sono state lì. Noi abbiamo fatto un'iniziativa, appunto, Comunità per Novi, ai primi di febbraio. Ci sono state poi delle altre iniziative dei notari, diciamo così, sia a Novi che a Quarta. Sono stata anche a una riunione a Castelnuovo Scrivia. Poi, purtroppo, che l'abbia capito bene. Però sicuramente sono andato a tutte le riunioni, ho cercato di informarli. E quindi credo che chi interviene ovviamente dice quello che ritiene opportuno, può pure confutare queste tesi, può fare quello che ritiene opportuno. Però vorrei che fosse chiaro che non è una cosa di partito, è una cosa per questa città. Noi la vediamo in questo modo. E quindi crediamo, abbiamo ritenuto opportuno di portarlo all'attenzione del Consiglio Comunale, che è il massimo organo che ha questa città. Io, ripeto, avrei ancora altre cose da dire, ma mi rendo conto di aver già parlato fin troppo. Vorrei però che fosse chiaro, diciamo così, qual è stato il nostro intendimento. Come ho detto prima, noi riteniamo che sia un'opera inutile e dannosa per questa città. E anche il problema del lavoro, credetemi, si possono fare anche altre cose per dare lavoro. Oggi c'è un discorso di alternative, eccetera, eccetera. Si possono fare anche altre cose. Con questi soldi che sono stanziati per questo si potrebbero destinare ad altre cose. Quindi noi non siamo contro il lavoro, anzi, perché se non c'è lavoro non c'è dignità della persona. Però è importante questa cosa perché ci sembra che quest'opera abbia questi difetti. Sono cose che abbiamo sempre detto, che ribadiamo, pronti comunque ad ascoltare chiunque possa avere delle idee diverse. Grazie, scusate per la lunghezza. Grazie consigliere.